Ed eccoci qua. Benvenuti. Ok, è sera tardi, quindi sussurro, ma c'ho il microfono vicino, quindi dovreste sentirmi bene. E è la prima volta? Oh, letteralmente. Oh, letteralmente non si. Ho veramente montato ora la webcam nella casa nuova. Come vedete, non c'è una porta lì, ma non ci sarà per un bel po', ma tanto non fa la differenza perché avrò prima o poi il green screen, ma non stasera, anche per farvi vedere un briciolo, questa stanza nuda e cruda. Vedete addirittura lo scatolone della TV con ancora la TV dentro, perché lascia stare, e invece la scatola del monitor che ho collaudato ieri sera per la prima volta, in questa casa nuova, quindi tanta roba. Non è il primissimo video che registro nella casa nuova, ho registrato un podcast che vedrete, sentirete anzi, tra qualche settimana, giorno, vediamo, ma questo invece paradossalmente è il primissimo video, proprio vero e proprio che registro in questa casa. E vi annuncio inoltre che stasera, dato che lo starete guardando, immagino mercoledì 20, stasera, signori cari, vedrete me in live per la prima volta. Esatto, vedrete me in live per la prima volta, ma non la live che pensate. Sono stato invitato dai ragazzi di Nerd Caffè che fanno un seratone di quiz, film, cinema in generale, no? E festeggiano un'altra ondata di 100 iscritti, quindi stasera si fa un quizzone e non vedo l'ora, non vedo l'ora, quindi anche voi venite, partecipate, credo 21:30, insomma classico orario serale. Ci vediamo stasera e per chi vuole giocare al quizzone del cinema con me, che farò la mia prima live della vita. Non sul mio canale, in questa casa, ma fa lo stesso. E poi si spera che dalla settimana prossima cominciamo a registrare Bad Batch, perché io di Bad Batch ancora non ho visto niente, quindi shh, non dite niente, ragazzi. Acolyte. Di Acolyte è uscito il trailer e mi fa molto ridere perché questo inizio qua che stiamo vedendo qui è esattamente l'inizio del trailer che vidi alla Star Wars Celebration. Anzi, vi ricordate quello che avevo detto 11 mesi fa, dopo aver visto il cast, la crew e il trailer dell'epoca in live? Chi è arrivato dopo? Chi è arrivato dopo? Sono già arrivati John and Dave dopo? No, Acolyte, ecco chi è arrivato dopo, esatto, Acolyte, con tutto il cast di Acolyte, tranne l'attrice che fa Trinity in Matrix, che sappiamo esserci, ma tutti gli altri c'erano, cioè hanno fatto vedere un trailer che non è stato pubblicato online, quindi io posso dirvi qualcosa. È stato bello perché, com'è che hanno presentato di Acolyte? È entrata la regista, e ero al panel Alessandro Barilla, ero al panel Lucasfilm, avevo avuto questa fortuna, quindi ho visto il teaser trailer di Andor, ho visto il teaser trailer di Acolyte, e sono cose vere, sono davvero in production. Acolyte, eravamo arrivati ad Acolyte. Sono arrivati quelli di Acolyte e appunto è arrivata la regista, che è la stessa di Russian Doll, assieme al Wookiee Jedi. Erano state leakate settimane, mesi fa, cos'era, un'immagine sul set dove si vedeva sto Wookiee Jedi. Quindi scusate se non sapevate l'esistenza di un Wookiee Jedi. Ora lo sapete anche perché tanto è reso pubblico oggi e non l'ho visto nel trailer purtroppo, però è arrivato sul palco, costume vero, dello Wookiee Jedi ed era figo, figo, mi piace, non si sa, non sanno fare una cosa bene sono i costumi, specialmente delle creature. Poi è uscito fuori, hanno fatto entrare anche il cast e tra i membri del cast c'era appunto, sbaglierò a dire il nome quindi lo dico in modo buffo apposta, Jason Statham, l'attore che fa Chewbacca in 8 e 9. In solo Star Wars Story, ovvero chi è stato scelto per essere il nuovo Chewbacca in Star Wars, perché il buon Peter Matthew, come sapete, era messo purtroppo maluccio, ma che poi è anche morto poco tempo fa, cos'era, un anno fa. E quindi c'è lui, l'attore che fa Chewbacca nella Disneyera, per così dire,
che interpreta questo Wookie Jedi, e quindi per tutto il tempo non faceva altro che dire Wookie Jedi, oh, già quando ero piccolo volevo fare i Jedi, oh, quindi ho unito le mie due passioni di quando ero piccolo, Wookie, i Jedi, Wookie Jedi, E cioè su Star Wars Celebration Live, anche lì è ritornato e non ha fatto altro che parlare di quello. Wookie Jedi, ovviamente fa strano, mi ricordo l'anno scorso, la Star Wars Celebration, quando c'era tutto il cast di Endor, e a dire, siete casati? Sì, e noi... Boh. Cioè, chi sono questi? Ma chi se ne frega? Voglio vedere chi sappiamo già. E poi è stato uno scherzo di bellissimo. E a sto giro stessa cosa, no? Cioè, un sacco di persone nuove, tutte molto gasate, che dicono sono contente, la gente dice che è brava, cosa vuoi che dicano? Però sono lì che dico, ok, quindi sarà nel caso retroattivamente una bella scoperta, dire, oh, ma quello lì, quella lì. Quindi sì, sarà strano vedere lo show con persone che ho incontrato prima, questo sicuramente, questo sarà. Cosa posso dirvi di Acolyte? Allora, la cosa che ci tenevo di più, sia per The Acolyte e per Skeleton Crew, che ci tornerò, era vedere la fotografia a livello visivo come era, perché io ve l'ho sempre detto, quello che ho bisogno di Star Wars è varietà anche su quell'aspetto. Non voglio che sembrino dannati corvi, non voglio che sembrino fatti tutti lo stampino, ok? E il volume in quello non aiuta, ovviamente. Non lo so. Su questo aspetto non lo so, perché sì, cioè, c'erano belle menografie, però appunto non è che come Endor, che mi compio Dio, cosa sto guardando, benissimo. No, cioè era bello, sicuramente meglio delle cose più brutte che abbiamo visto in Mandalorian, a livello di ambientazioni sicuramente, oh, poi erano le cose dei trailer e durante la produzione, eh? Anche in The Acolyte, ah giusto, Andor ovviamente confermato 2024, quindi state calmi, stiamo calmi. Quindi che cosa posso dirvi di The Acolyte? Molto action heavy, molto action heavy. C'era, non so se sapete, ma nel casting di The Acolyte c'è il protagonista che ha fatto la serie coreana famosissima Squid Game, anche lui è un membro del cast e parlava coreano sul palco. C'era la traduttrice. Quindi mi chiedo, dato che poi nel trailer l'ho sentito in inglese, cioè parla in inglese o è stato doppiato in inglese? È una cosa curiosa, posso dirvi molto action heavy, c'era uno shot dove c'erano tipo sette Jedi che accendono la spada, si è visto un tempio Jedi della Alta Repubblica, alieni, 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 l'unico vero problema di Andor, lo sappiamo tutti, è la mancanza di alieni, ci sono alieni in The Acolyte, quindi siamo contenti, c'erano Wookiee Jedi. E, devo dire, la regista, ma i pianeti sono più alla trilogia prequel o alla trilogia originale? Beh, il problema è che vediamo dei tempi Jedi, quindi ricorderà necessariamente più i prequel e vedremo un'abbondanza di Jedi, quindi ricorderà necessariamente i prequel. Ma si è visto poco di pianeti, sai, cioè, essendo lì per il cast, facevano tante inquadrature sul cast, essendo molto action, si sono viste un paio di sequenze. Però dicevo, la regista, e questo chiudo il discorso Acolyte, la regista l'ha venduta proprio bene, ma proprio bene, quindi se fa schifo, le devo comunque dire complimenti, perché lei si è venduta tantissimo come una fan, ha raccontato la sua storia di come lei fosse cresciuta al college, leggeva i libri di Timothy Zahn, cioè proprio ha raccontato della sua conoscenza della lore, di come è stato fan da sempre. Ormai il sole sta calando sempre più, guarda. E è incredibile perché, appunto, sembrava genuina, quindi nel caso bravissima attrice questa regista, sembrava davvero genuina e lei appunto si è venduta come questa cosa qua. E per di più ha detto, sto strappando fili d'erba, poverina, ha detto che si è ispirata un sacco a quello che ispirò George Lucas, quindi i film di Kurosawa. E devo dire che l'ho visto un po' questo. Devo dire che nell'estetica dello show, almeno a livello di costumi, per quanto riguarda un personaggio che ho visto, ma forse anche una mezza ambientazione piccola, chiusa, claustrofobica, non niente di grande, uno stanzino, però dato che ha detto un po' samurai-esque, un po' ce lo vedesque, capisci? Ci sta, ma vedremo, vedremo, son curioso di vedere di più. Vediamo quanto di quel trailer è qui, anche perché 4 episodi avevano girato e quindi tutto quello che avevo visto 11 mesi fa è dei primi 4 episodi. Se qui vediamo qualcosa in più, non è detto che sia di quei primi 4 episodi, ma spero sia sempre di quei primi 4 episodi, perché meno vediamo della seconda metà della stagione, meglio è. Meno vediamo in generale, meglio è. Detto questo, 1 minuto e 45. Fiato sospeso, partiamo con la mia rete internet che mi consente di vedere dei video in 1080p che hanno già caricato tutto. Non avete idea di quanto sia strano per me.
E ovviamente volevo anche touche stasera. Ci ho provato, ma touche è touche, quindi sguiscia via come una spugna, maledetto. E doveva esserci anche per la serata quiz. Ovviamente è sguisciato anche per quella, quindi due serate di fila su due, ma è sguisciato via. Ma forse a fine di questo video ci sarà un suo audio che commenterà il trailer, ma non è detto. Lo saprete soltanto dopo. Detto questo, volete vedermi vedere questo trailer che probabilmente ho già visto per buona parte, ma che probabilmente non ricordo? Close your eyes. E questo dovrebbe essere quello di Squid Game. Your eyes Questi can deceive you. shot per shot è quello che ho visto per ora. Che We must not trust them. avevo visto all'epoca. Sì, mi sa che è esattamente quel trailer. Tell me what comes into your mind. Quello è lo stesso set di Kenobi, in realtà. Questo invece è un bel Life. posto. Balance. Life balance. I see fire. Lei è fire? Non credo. Arti marziali, luogo piccolo e angusto. Samurai. Corde. Violini. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. Pochi Jedi. What happened? I sensed darkness. This isn't about good or bad. Ah no? This is about power and who is allowed to use it. Okay. What is that? Shot con tutti quanti? No. Allora, è quasi esattamente il trailer che vidi all'epoca. Tutto questo inizio è paro paro quello che avevo già visto. Questa parte è paro paro quello che avevo già visto. Sì, credo che appunto fino a qui, fino a questa parte di arti marziali pure semplici, ho detto molto action heavy. Tale e quale all'epoca, forse qua già qualche scenetta in più, qualcuno sta uccidendo i Jedi. Spada gialla? Spada gialla? Niente, dico l'ovvio, vedo una spada gialla, cosa dico? Spada gialla? Reactions, baby. It doesn't make sense, esatto. Sapete, è vero che il Consiglio dei Jedi non deve sapere del ritorno dei Sith prima della Messa Fantasma e che dicono che non hanno mai visto un Sith da millenni? Vero? L'ultima cosa che speravo di vedere guardando lo show era una spada rossa con così tanti testimoni. Cioè, quei testimoni lì devono morire in quell'istante per far sì che abbia senso questa cosa. E infatti Yord cosa suggerisce su questa serie? It doesn't make sense. Bel posto, mi ricorda cose di Star Wars. Va bene, non so se esiste, non so se no. Devo riallacciarmi un attimo con questo universo. Questo è la stessa razza di Plo Koon. Chi lo sa? Lo scopriremo il 4 giugno. Episode premiere, due episodi. The Acolyte, la seguace. Wookiee Jedi, Joss, sua sorella, insomma, come si chiama l'attore? Che ho visto dal vivo, appunto, come avrete risentito nella parte di prima. Poi c'è qua tipo il figlio stupido di Bryan Cranston. No, non so chi sia questo attore, però what happened? Esatto. Molto fatto bene questo trailer in realtà, perché non è molto evocativo del mood, ma non dice niente se non qualcuno uccide i Jedi. Chi sarà? The Acolyte, appunto. Astronavina, una finta Naboo. Altre scene action con questo personaggio che confronta tutti, ha confrontato Trinity, confronta Squid Game. Dovrò imparare i nomi degli attori. Is this a piede
Not a G di piede. Questo credo sia un personaggio dei libri. Non chiedetemi nient'altro, non ne ho idea del nome e se ho ragione, ma penso di sì. Questo credo di averlo beccato come attore. L'ho beccato quasi tutti in realtà, appunto. Alla Star Wars Celebration. Mi ricorda un po' Jeddah. Quando Jyn Erso si guarda in giro. Ma non c'entra niente. Cioè, appunto, questo è parlare per parlare, ragazzi. Cioè, è una scenografia di Star Wars. C'è una musichetta. Wookiee Jedi. Gente che investiga, intrighi. Una darkness rises, lei che ferma un coltellino e lei che, boh, si stupisce, I guess. Cioè, ma io non ti stavo neanche attaccando, stavo soltanto puntando il mio coltellino. Vi siete mai... Mi sono mancato, vero? Mi sono mancato a dire pedinate. Non stop, non sto respirando, non sto respirando, guarda quanto non sto respirando. Ok, sto respirando ora. Lei è uscita da Dune e... Però, boh... queste persone qui, chissà cosa è? Un clan, un mistero, religione, credenze. Quelle che compri all'IKEA, Aniseia, che adesso noi ci ridiamo sopra perché è un nome buffo, il nome di Star Wars, ma magari è il personaggio più tragico della serie, quindi non rideremo più a sentir parlare di Aniseia, perché magari Aniseia morirà e noi no, piangeremo per Aniseia, ma per ora Aniseia è soltanto un nome che dice una cosa bizzarra. This isn't about good or bad. This isn't about good or bad. E bad o good, io non te so di che cosa devo dire. This is not about good or bad. Star Wars is about good or bad. Ma se i personaggi non pensano che sia about good or bad, sebbene Star Wars parli di good or bad, magari anche questa serie parla di good or bad. È interessante, perché loro vedono solo una cosa, il potere. Questa è la navicella di Dash Rendar. Così. A caso, in realtà sembra tipo un pezzo di una stazione, non si capisce niente ed è giusto così, però carino il pianetino, vedremo. Sì, cioè, mi sembra un pezzo di una ex stazione spaziale piccola, però può anche essere una parte di astronave. Sapete cosa? Non è importante. È inutile dire, guarda questo qua, è sicuramente YKFG, detto nel capitolo 7 del libro 4. Quando ha senso farle quelle cose, adesso non ha senso, specialmente per una scena del genere. Raga, siamo fan di Star Wars, ma fino a un certo punto, cioè nel senso, viviamo una vita normale, ecco. Sembra Shang Tsung di Mortal Kombat 1 in questa posa. Questo è Saul. Incominciamo a imparare i nomi dei personaggi. Aniseia, questo è Saul. Lui è Yord. E poi riguarda il potere. Dice una signora religiosa col coso qui. È certo. Riguarda il potere. Questo personaggio che ha combattuto tipo ogni protagonista. Guarda lontano. Il potere è chi è a chi è lecito usarlo, a chi è permesso usarlo. E vede questa figura in lontananza che non so se è perché lontana o meno, ma sembra un bambino. Queste rocce mi ricordano le rocce di un'isola. E quando penso alle rocce di un'isola in Star Wars penso ad Ahch-To, ma questa non è Ahch-To, perché se no cosa? Boh, può essere Ahch-To, può non essere Ahch-To, ce ne frega qualcosa adesso? No! Andiamo avanti. È solo roccia, ragazzi, è solo roccia. Allora, io quello che ho visto, alla Jackie, cioè c'è un Jedi, What is that? I can't believe. What, the Acolyte? What is that? Mi piaciucchia comunque questo design becero di alieno nuovo, direi. Cosa avevo un drago? Sorry. Il mondo è mio. No,
Io avevo visto questo shot, ok, nella foresta, con tutti loro accendere in posa, ciascuno con la propria posa, la spada laser, proprio fotoricordo, foto scolastica, tutti quanti, campo lungo. E così finiva il trailer, non c'era la spada rossa nel trailer della Spada Rossa Elevation, c'erano loro tutti in posa e basta, come per dire, è una serie con i Jedi, ci sono tanti Jedi, non come quello schifo di Andor. Cosa hai appena detto? Spezzo ogni dente. Capolavoro Andor. Zitto. What is that? Abbiamo già lo spoilerino. Non so, cioè mi sembra un po' importante questa cosa, raga. Vabbè, è sicuramente la tizia. Sicuramente questa ragazza qua che picchia tutti, poi è incompresa, e dato che è incompresa, qualcun altro la comprenderà e lei diventerà l'acolyte di quel qualcun altro, no? E avrà una spada laser rossa. Va bene. Ecco, vedi, lui accende la spada, fighissimo lui, proprio figo. Lui continua a sembrare Shensung. Qua accendono le spade laser, in risposta si mettevano anche in posa. Vedete questa sequenza qua? Ecco, di loro che accendono le spade. Io l'avevo vista frontalmente. Qua non c'è quella cosa. Tagliano. Quante spade gialle? Porca miseria. Tagliano. E qualcuno di inumano. Immagino solo una persona, forse due, con la forza spingono via, slash spinge via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jedi, di sicuro come minimo, porca miseria, e forse anche Jedi Walkie, Maronna Santa, quanto è forte, ok, poi certo. Gli equilibri della forza, quanto sono potenti i personaggi, ce ne sbattiamo altamente, tanto nulla ha senso, va bene, insomma, però questa è chiaramente una scena per dirti, guarda che forte, cioè, è forte questo personaggio che, porca miseria, non riesce a resistere all'inizio contro Trinity e per di più sia mai, dov'è che era quella scena incredibile? Qua sia mai che punto il coltellino a uno perché ferma sia mai e poi dopo presumendo che sia lo stesso personaggio, ovviamente non è detto, qua hanno nascosto l'identità non a caso di colui, colei o coloro o col asterisco che spinge via slash spingono via tutta questa marmaglia di Jedi. Vedremo. Cioè, sicuramente è una scena fatta per dirti: questo personaggio è forte, questi personaggi sono forti. I Sith sono tornati. Chiunque vede una spada rossa non deve poter dire niente a nessuno. In questo. E se cominciano a dire: no, può avere una spada rossa, però non ha detto che è un Sith. Quindi, se salvi, nei prequel dicono non vediamo Sith. Però con le spade rosse vediamo un sacco, tutti i giorni vediamo Jedi cattivi con le spade rosse. Però, non è un Sith, allora non li vediamo da 1000 anni. Perché non è quello il punto è che quando loro dicono non vediamo Sith da 1000 anni vuol dire che dicono che hanno mantenuto la pace per 1000 anni, l'equilibrio della forza è finalmente già in equilibrio, loro non sospettano che in realtà stanno perdendo sempre di più il contatto con la forza a causa delle forti manipolazioni di Palpatine. Perché per anni non ci sono mai stati problemi e loro non sanno neanche che cosa vuol dire avere problemi ed è questo che li porta a quello che. Un conto è se, come nei libri della High Republic, nei fumetti della High Republic, c'hai le piante fortissime, problemi mentali, cioè sono i Texas Ranger davvero della galassia. Va bene,
Figo. C'hai i cacciatori di taglie, quanti ne vuoi, dei clan religiosi, salpiferi. Sì. Ma spade rosse. È dura, eh? Specialmente col nuovo canon che devi sanguinare cristallo, come se a lui importasse qualcosa, probabilmente. Molto bene. Tutto rosso qua, guarda, di Acolyte, tutto rosso. Paura, eh, Potter. Adesso ce lo guardiamo in italiano. Chiudete gli occhi. Gli Ah, conosco questa voce. occhi a volte ingannano. Non mi ricordo. Non fidiamoci di loro. Ditemi che cosa vi viene in mente. La vite. La vite. Vita. Equilibrio. Io vedo fuoco. Io vedo fuoco. No, bambina, tu concentrati, eh. Io vedo fuoco, ah, il mio cappotto. Ah. Qualcuno sta uccidendo i Jedi. Non ha senso. Ma c'è una un'incisione di un Jedi quando qualcuno ha detto che qualcuno sta uccidendo un Jedi? Jedi. Sempre lei, sempre con sto coltellino svizzero. Poi, probabilmente è semplicemente andata da un 99 Science Shop e ha detto: ma sto coltellino non riesco mai a raggiungere i Jedi. Aspetta, la spada laser rossa. Infatti, quando ha incontrato lui l'ha trovato Autorizzato a usarlo. da fuori il mercatino, no? Cioè, dice, basta, posso cambiare sto coltellino? Gli ho detto, tieni. Grazie, prego. Qualcuno sta uccidendo i Jedi. Non ha senso. Cos'è accaduto? Ho sentito l'oscurità. Si tratta di bene o male. Qui si tratta di potere e di chi è autorizzato a usarlo. Che cos'è? Perché se non siamo italiani fino in fondo, diaco la tonaccia. Primi due episodi, esclusiva il 5 giugno da noi, quindi usciranno il giorno dopo. E vabbè, tempo sfuggit. Bene, signori, sono casato? No, ve lo dico sinceramente. Ormai Andor va bene, cioè, è un canale di Star Wars e di Star Wars cosa me ne frega? No, non è vero, zero, è una parola gigantosicamente memosa. Ovviamente mi interessa molto e quando arriverà non vedrò l'ora di vederlo, di curiosare. Però ho bisogno di cose fresche, ho bisogno di idee intelligenti, ho bisogno di Andor stagione 2. E niente, sono molto curioso per Bad Batch, infatti ora che c'è, anche se siamo già a metà stagione e io non ho ancora visto niente, cioè, più in realtà per motivi diversi che ti si interesse, anzi, se non avremmo iniziato a tempo debito, adesso l'ho ancora rallentato, però sì. Sta zitto. Però boh, cioè io qua ho visto un trailer che giustamente è enigmatico, non si capisce molto, però toccano dei tasti davvero, davvero, davvero sensibili, quindi state attenti, porca loca! È questo che questa serie mi provoca un po' di paura, di
di paura, perché è chiaro che il potenziale c'è per una bella serie, è chiaro che se le cose sono scritte bene allora tanta roba, è chiaro che può essere un'aggiunta interessantissima alla lore, ed è chiaro che dato che sembra vogliono fare anche una stagione 2, porca miseria, hanno dei piani, ma ciò non toglie che già ho visto una spada rossa e mi sono spiegato a lungo prima di cosa comporti questa cosa nella mia testa. Sono stanco che lo Star Wars che conosciamo, i sei film di Lucas, tutta la profondità, le radici, eccetera, vengono ogni volta dilaniate da dei idee sottoteste dove dicono, però non aveva messo la virgola lì e quindi allora possiamo permetterci, no, perché non è una questione di una virgola, è una questione di idea, di mondo, di immaginario, di respiro, di comprendere cos'è veramente l'universo. Vabbè, ormai, che ci possiamo fare? Non ci possiamo fare niente. Loro vedono la vita, la bilancia e il fuoco, non ci possiamo fare proprio niente. In mente. Lui è bellissimo, lui è bellissimo. Vita. Equilibrio. Io vedo fuoco. Mi fa morire che il come lo dice, specialmente in italiano. Io vedo fuoco, cioè proprio loro dicono vita. Equilibrio. Io vedo fuoco. È proprio così, è proprio spontaneo. Che ci sta in realtà, è giusto, perché a lei viene naturale dirlo, ma con un certo sconcerto, quindi percepisce che dentro di lei magari c'è qualcosa di sbagliato in quello che sta vedendo, mentre gli altri sono in armonia con la forza, quindi vita, equilibrio. Lei va, io vedo fuoco, fatto bene i compiti, maestro, cioè è giusto che ci dia un pochino questa impressione. Quindi invece, ripeto, non è che critico per criticare, ragazzi. So cose fatte bene, mi piace questa scenografia, poi interessante, può essere interessante il fatto che sia molto action, se le sequenze action sono interessanti, qui abbiamo visto troppo poco per giudicare, e vedremo come crescerà in noi questo villain, vedremo se è davvero lei, dato che combatterà tutti i buoni fallirà sempre, però è l'accolita, è la seguace, ti faremo per lei? Sarà lei la nostra vera protagonista? I guess. Di Acolyte, qua pretendono nel trailer che in realtà i protagonisti siano i Jedi, ma avremo sicuramente i punti di vista alternati dai Jedi e da Acolyte. Ma sei qua, cioè. Signore, ditemi poi nei commenti se c'è Tush adesso, sentirete anche Tush che dirà, uè Ganzo, bellissimo, spade laser, boia, forza. Conosciamo Tush. Oh, che smoroni, tutti i Jedi, le spade gialle canoniche, smoro. Questa musica però fa troppo ridere, cioè scusate, è proprio meme zimmeriano. Adesso se non c'è un violoncello con una sonora serie mi arrabbio, oppure gioisco, dipende l'uso. In realtà il violoncello è un bellissimo strumento. Senti, colonna sonora di Bloodborne, fai un po' te. Va bene, basta, alla prossima, spero di avervi fatto ridere più che altro. Come sapete le mie reaction, voglio anche prendere un po' in giro le reaction perché sono stupide, però finché si fa una vera chiacchiera, bene. Alla prossima. Allora, questo nuovo trailer di Star Wars. Innanzitutto volevo salutare tutti quanti i nostri amici di The Darking Initiatives. Non siamo morti. Io ora sono un fantasma della forza, quindi ciò che sentite è dentro di voi, nel vostro spirito. Ma non ho completato il mio addestramento. Quindi finché dei filoni non fa una correzione della cosa, un retcon particolare, potrete solamente sentire la mia voce. Detto ciò, The Acolyte, bel trailer, dove ovviamente non si capisce niente, se non che c'è qualcuno che uccide i Jedi.
ed è una cosa strana, ma dai. Che dire, a livello visivo è molto bello, colori, costumi, qualche mostrone si vede, molto Star Wars. Fa vedere ovviamente un momento che non avevamo ancora avuto la possibilità di vederlo in pellicola, nei film, nella serie TV. L'alto splendore, Alta Repubblica, che sburata. Detto ciò, sono carico, è chiaro, un nuovo prodotto di Star Wars, anche se obiettivamente si fa capire molto poco. Nel trailer danno pochissimo spazio alla nostra protagonista, se non che non fanno vedere lei che fa del grandissimo Kung Fu. C'è molto Kung Fu, tanto Kung Fu, forse troppo Kung Fu, ma è mai veramente troppo il Kung Fu? No, quindi va bene. Fa vedere anche probabilmente la scena finale, quando lei prenderà la spada laser, quindi probabilmente alla fine della serie, come minimo quello è tipo il penultimo episodio, però vabbè. O forse no, non lo so, forse questi sono solamente i primi due episodi, non lo so, lì è da scoprirsi. Si sono visti tanti personaggi, tantissimi personaggi, non sappiamo chi è più importante di meno, probabilmente il giudio asiatico, mi sa di un ganzo, di un tipo importante, anche perché è un attore più famoso rispetto agli altri, anche la tizia, insomma il Jedi e la Jedi che si scontrano con la nostra accolita saranno sicuramente un po' più centrali come figure positive, anche se lo stesso trailer ci dice che non è una questione di buoni o cattivi, è una questione di potere. La cosa ovviamente che mi interessa di più è sapere di chi è accolita questa presunta Sith. Mi sembra molto pulito, molto, molto limpido, ancora non mi sembra oscuro e corrotto, non lo so, mi piace, è ovvio che il mio riscontro è più che positivo, sono contento di vedere qualcosa di nuovo che esula dal Mandoverse e da ciò che abbiamo visto negli ultimi anni di Star Wars. Vedremo, questo è un primo trailer, 4 giugno saremo tutti quanti lì a guardarlo, carichi! I nostri peniturgidi speranzosi di vedere Palpatine in qualche modo, tanto in qualche modo lo ricollegheranno al prescelto o a Sidious o a che cazzo o a Plagueis, non lo so, chi lo sa. Nel frattempo vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se non l'avete fatto non so perché non l'avete fatto, però fatelo, non vi costa niente, fa solo che piacere, lasciare un mi piace, condividere, commentate, perché vogliamo sapere cosa dite di questo new trailer. E soprattutto, voi pensavate ce ne fossimo scordati, ci vedremo presto, non presto, per The Bad Batch, faremo maratone su maratone, io e il caro Cosi, per guardare Bad Batch, che nonostante io sia stato morato e massacrato di spoiler, non ho ancora visto, perché siamo degli stronzi. Perché cavalcare l'onda quando è alta? Perché? Perché noi gli iscritti, i soldi, la fama, non ce ne frega un cazzo, noi lo facciamo per voi, per noi, per loro. Sto divagando? Probabilmente. Signori, è stato un piacere. Se Filoni lo vorrà, ci rivedremo presto. Nel frattempo, buonanotte e buone botte.